Molti punti rimangono ancora oscuri, non chiariti. Ancora oggi si discute di come la Cina abbia sottovalutato il fenomeno, di come le informazioni non siano state fornite adeguatamente e tempestivamente. Il 30 gennaio il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro della Salute Speranza dichiaravano in una conferenza stampa: eravamo già molto vigili e attenti nel monitorare l'evoluzione di questa situazione critica e non ci siamo fatti trovare impreparati. È tutto sotto controllo. Solo a titolo informativo mi permetto di ricordare che il Piano Nazionale di Preparazione e Risposta ad una pandemia influenzale, aggiornato nel 2016, dispone chiaramente di costituire, previo censimento dell'esistente, una riserva nazionale di antivirali, DPI, vaccini antibiotici, kit diagnostici ed altri supporti tecnici per un rapido impiego nella fase emergenziale, contestualmente definire le modalità di approvvigionamento a livello locale e regionale nelle fasi immediatamente successive. Quindi i due soggetti incaricati sono il Ministero nella prima fase e le Regioni nella seconda fase. Ed è proprio di quei giorni la polemica sui minori rientrati dalla Cina. Insieme ad altri governatori avevo chiesto un periodo di 14 giorni di isolamento prima di farli rientrare a scuola e nelle classi. Oltre alle accuse di razzismo, alle quali sono ormai abituato, ricordo la risposta ufficiale avuta il 4 febbraio dalla Ministra dell'Istruzione Azzolina. Non abbiamo un'emergenza per le scuole, niente inutili allarmismi. Anche in questo frangente, come sarebbe poi accaduto in seguito, penso al video in cui sono stato pubblicamente mostrato con una mascherina, gli inquisitori che allora criticavano come eccessive queste prese di posizione si sono più tardi rivelati feroci critici, sottolineando lentezze e ritardi nel rispondere all'aggravarsi della situazione.